Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo Dark Soul by Dago. Salutiamo Zach e Andrea. Ciao. Ciao ragazzoni. Benissimo, bastardi. Oggi facciamo il Dark Souls di By Dago e Liquiz, grande amicone. Salutiamo tantissimo Zach. Bella. Bravo. E tra l'altro voi vi siete persi una chicca al venerdì al B2B, che dove? A Milano, Expo Malpensa. Al venerdì che c'era poca gente, andare nei vari stand a provare i liquidi con Zach è un divertimento. Sì. È un divertimento. Io non c'ero purtroppo. È troppo forte. Zach è veramente una grandissima persona. Quindi, signori, proviamo questo qua, l'ultima creazione di Dago e Liquids, che sarebbe Zach in collaborazione con Angolo della Guancia. Angolo della Guancia. Diciamo che l'angolo della guancia vi ha messo la parte tabaccosa e Zach vi ha messo la parte cremosa, unendo i due aromi in un unico liquido veramente spettacolare per gli amanti del tabacco. Note di Kentucky, sì. Note di Latakia, ecco. Accompagnate da due tipi di caramello, dolce e salato, e frutta secca. Sì. Benissimo, quindi bel mix, cioè un tabacco aromatizzato, quindi a me il visello potrebbe piacere. Sì, però penso che ho sbagliato campana, perché questa qui è la campana dei... Ricordiamo dove lo facciamo? Degli scuri sul 900. 900. 900, con la Elba di Waffham Coy. Allora. E qua sicuramente fatto, seccherà tantissimo. Allo fatto si sente la nota di tabacco predominante del Kentucky con le note di caramello. Infatti, e il caramello si sente. Allora, io qua sento tantissimo tabacco, cosa molto che non mi piace. Sento solo tabacco praticamente qua. Infatti qua viene fuori tutto lo scuro dell'attacchia. Bene. Ecco, bravo, qua sento un po' l'attacchia. Ho sbagliato campana e che cazzo ti devo dire, io sapevo questa. Allora, l'obiettivo appunto di Dago, sì, era quello di creare appunto un tabaccoso che potesse andare bene per tutti, per gli amanti del tabacco, ma tabacco vero, per gli amanti delle creme. Infatti l'obiettivo di questo liquido è che alla seconda, terza o quarta svapata, quarta doppietta, in aspirazione sentite la parte tabaccosa, buttando fuori il vapore nel naso e qui in bocca vi rimane la parte appunto cremosa. Adesso lo proveremo appunto su 900, però il visello ha messo la campana per i tabacchi predominante, e infatti, come avete già potuto sentire dai due taranà, sì, io sento tantissimo l'attacchia. Sì, sì, predomina la parte tabaccosa, e anche facendo la doppia, tripla doppietta, sì, nel naso non mi arriva. Devo essere sincero, qua sul 900, con questo tipo di rigenerazione, io sento tanto l'attacchia, ma devo essere sincero, è un l'attacchia molto leggero, ok? Rispetto a tutti gli altri che ho assaggiato, è un l'attacchia molto leggero. Non mi piace, però no. Rispetto agli altri attacchi che ho già assaggiato, lo preferisco perché è molto meno forte, ecco, diciamo. Mi correggo. Allora, si sente di più, predomina di più la parte tabaccosa. Sì. Però se anche con la campana per i tabacchi scuri, facendo la doppietta, il quarto tiro, il quinto tiro, nel naso il caramello vi arriva. La parte tabaccosa, sentite la parte di Kentucky molto molto buona, la parte di Latakia veramente eccezionale, e adesso ripeto l'esperimento. Come ha detto Stefanello, io non ho i gusti di Stefanello, perché a me Latakia, lo sapete che io con Latakia, cioè, non ce la faccio. C'è. Latakia c'è. No, c'è quella cosa, caramello. Quella cosa che il produttore Dago, quindi Zach, ha voluto per questo liquido. Che in aspirazione sentite la parte di tabacco, che è quella che vi serve per appagarvi, per non avvicinarvi alle sigarette. Devo essere sincero, al terzo tiro sento un po' di caramello, però cioè, è comunque sempre tanto tabaccoso per i miei gusti. E quando buttate fuori, soprattutto dal naso, vi viene questa nota di caramello. Sì, un po' di caramello esce, devo essere sincero, vero? Allora, intanto, dato che il visello ha provato anche qua e ha sentito tanto la tacchia, allora ha voluto provarlo
parlato in che box è, non si sa. Ah, è quella sì, là. La box sì, è la VCG. Sì, ok. Ho messo la cover in pelle, comprata in fiera. Lo proveremo sul Millennium. Lo proveremo sul Millennium. Ok. Con la complessa, la Predi Galattica che ha mandato loro e la campana svarzata. La campana spirale. La campana spirale si chiama la Jet Bell. Jet Bell. Intanto, dato che questo qua non lo usiamo più, lo facciamo provare un attimo alla regia, vediamo cosa dice. Regia, provi un attimo. È di guancia, eh? È di guancia. Regia, vada, vada. Vada, tiri però, si sbrighi. Non ti piace? Sa di sì. Regia. Sa di sì. Vada ancora, ne faccia tre, per cortesia. Ecco. Sa di camino, di posa cenere. Sa un po' di posa cenere, di camino. Sa di camino. Sa di tabacco, Le piace, regia. Le piace. È troppo affumicato per la regia. Regia, si sbrighi però! Sempre quando stacco questo. Ah, ok, benissimo. Tanto che la regia non è abituata ai tabacchi, alla tacchia soprattutto, dice che sa di steccamento di testina. Di coi. Perché non è abituata alla tacchia, alla regia. Vabbè, comunque. Adesso lo proveremo sul Millennium. Ricordo che appunto il produttore in fiera lo faceva provare su un pedo, su un Penodat. Sul Penodat. Vabbè, top. Stefanello? Ah, io qui me lo svappo, che vuoi dire? Ah, beh. Ah, che buono. Ah, sì, Viziello. Qua è diverso. Qua è diverso. Cosa sentiamo qua? Qua è diverso. La punta dolce del caramello è un po' salato, la sento. Sento meno il tabacco, è un po' più arrotondato per quanto mi riguarda. Guarda come parla forbito il Viziello. E qui, anzi, proprio il tabacco si sente molto meno rispetto alla nota tacchiosa che viene decisamente fuori dal 900 con la prima campana, quella da 12 mm. Sul Millennium con la Jet Bell si sente decisamente diverso. Sento meno la tacchia. Meno la tacchia, ma si sente che è un tabaccoso, ma non si sente la nota secca della tacchia. Bravo. E dopo 2-3 tiri, allora cominci già poi a sentire quel dolcino del caramello. Se vuoi alzarla magari di mezzo watt lo puoi anche fare volendo. È un altro liquido qua. Sì, allora, che cosa c'è oltre al caramello? Caramello salato e... Caramello dolce, caramello salato e frutta secca. Frutta secca, sento qua. Adesso non ti so dire che tipo di frutta secca ci sia, perché Zacco non ce l'ha detto. Noci o noccioline, nocciole. Però cambiando atomizzatore cambia totalmente il liquido. E infatti allora, sul Penodat viene fuori un altro tipo di liquido. Quindi non fermatevi al vostro solito atomizzatore che usate tutti i giorni. Provatelo magari in due o tre diversi e trovate quello che più vi soddisfa. Perché già io qui lo preferisco molto di più rispetto che sul 900. Allora, io lo preferisco qua sul Millennium. Sento sempre comunque la nota della tacchia. Gli altri tabacchi sinceramente non li Ma sento. Ma più leggera. Molto più leggera. Meno invasiva. Molto più leggera. Quindi quel tabacco viene fuori addirittura dolce, ragazzi. Allora, io sento questo la tacchia e sento un po' questa frutta secca che proprio la ritengo che sia frutta proprio, frutta secca, non noci, nocciole, preferisco proprio una proprio frutta fresca, secca, e lo preferisco. Ah, tipo l'uvetta secca? Tipo, sì, quelle robe lì, comunque frutta, non nocciole, noci, questa roba qui, sento proprio frutta, lo preferisco. Si sente sempre comunque il tacchia, cosa che non è che... È un liquido tabaccoso, purtroppo, ecco, sì. Non è che poi... È organico. Organico. Sì, sì. La parte tabaccosa è prettamente organica. Sì, allora io personalmente gli devo dare un 6,5, perché purtroppo con la tacchia io non riesco ad andarci d'accordo, a meno che non sia un latakia molto aromatizzato. Qua è poco aromatizzato, anche se sul Millennium si sente di più la frutta secca. Io rimango sui 6,5. Io gli do 9 in entrambi i sistemi. A Stefanello piace latakia. La parte di Kentucky, la parte di latakia dell'angolo della guancia sono e le creme di Zac sono... Io devo dire una cosa. Capolavoro di sto liquido. Volevo dire una cosa a Zac. Chiedo scusa per il mio voto, però purtroppo io e la tacchia non andiamo molto d'accordo. Viziello.
E io devo dire che col 900 gli do un 6, perché purtroppo a me l'attacchia non mi fa impazzire. Stessa cosa vale per me. Mentre sul Millennium gli do un bel 8, perché mi piace di più, decisamente. Guarda, di più. Guarda, questo qua se lo beve, perché così, vabbè. Cosa dovete fare? Infatti io lo svapperò sul Millennium. Signori, se volete un tabacco che si senta parecchio il tabacco e qualche nota sotto, un tabacco aromatizzato leggermente, secondo me questo sul, sul Peanut esce sia bene, sia esce bene, esce anche il dolce del caramello. Sì, sul Peanut esce molto di più la parte di caramello. Vuoi fare la chiusura, Stefano? Dato che no, la faccio sempre io, mi sono rotto le palle. Non sono capace. La fa la regia. Seguiteci su tutti i social, Facebook, Instagram. Sì. Firmatela. Firmate la petizione. Benissimo. E basta. Cacirri, scusatemi. Sì. Se volete, recensiteci su Flavorito.it. Bravi. Con l'ultima svapata del visello. Bravo. Bravo, Stefano. Ci vediamo al prossimo video. Nell'obiettivo. Va bene, ciao. Va bene, ciao.